Immagina di vedere la Terra molto piccola, molto più piccola della Luna, intendo. Mi sono chinato a guardare in giù e per un po' ho fatto fatica a capire dove fossero questi nostri monti così alti e questo nostro mare così grande. Ma una volta acuzzato per bene lo sguardo, ho cominciato a distinguere tutto ciò che facevano gli uomini, non solo i popoli e le città, ma anche i singoli. Navigavano, combattevano, aravano i campi, discutevano in tribunale, vedevo le donne, gli animali, tutto. Vedevo ciò che facevano, e non solo fuori, alla luce del sole, ma anche in casa, pensando di non essere visti. Tresche, omicidi, congiure, rapine, spergiuri, viltà, tradimenti delle persone più care. Un filosofo giurava il falso per 4 soldi, un altro trascinava in tribunale un allievo che non lo aveva pagato, un avvocato rubava l'elemosina in un santuario, un altro filosofo era a letto in un bordello e non ti sto a dire degli altri, ladri, corrotti, strozzini, accattoni, c'era insomma per tutti i gusti e succedeva tutto insieme. Puoi immaginarti che confusione! È come se uno radunasse molti cantanti, o meglio ancora molti cori, e poi chiedesse a ognuno di cantare ciò che gli pare, senza badare a cosa cantano gli altri. Immagina che ognuno voglia mettersi in mostra e canti a squarciagola per coprire la voce del vicino. Ecco, come pensi che venga il concerto? Gli uomini sulla terra sono come questi cantanti e la vita, insomma, è tutta una stonatura. Non solo perché ognuno canta per conto proprio, ma perché si muove per conto proprio e si scontra con chi ha accanto. Non hanno un'idea comune, mai, finché il direttore d'orchestra non si stanca e li caccia tutti dal palcoscenico dicendo che non ha bisogno di loro. A questo punto tacciono tutti. E non possono più cantare neanche quel loro canto dissonante e confuso. Quanto accadeva in quel teatro caotico e sconclusinato era insomma parecchio ridicolo. Mi facevano ridere più di tutti quelli che litigavano per i confini e si credevano chissà chi perché coltivavano una terra o l'altra. E così riflettevo, di cosa si vantavano mai questi ricconi? Da lì il più ricco di loro non mi sembrava padrone che di uno sputo di terra. Poi ho guardato verso la Grecia, ho capito perché razza di territorio, piccolo come un cece. Tanti soldati sono morti in un giorno solo, ma soprattutto mi faceva un sacco di risate. Se vedevo uno che si credeva chissà chi per 4 anelli d'oro e qualche soprammobile. Da lassù anche i monti auriferi con le loro miniere erano grandi quanto un granello di sabbia. Avrai visto spesso, immagino, una colonia di formiche che si accalcano all'imboccatura del formicaio.
Alcune si danno da fare per il bene comune, altre escono, altre ancora entrano. Una porta via lo sterco, un'altra si muove frenetica traspuntando una buccia di fave o un chicco di grano che ha preso chissà da dove. Con le dovute differenze ci sarà anche tra di loro un corrispettivo dei nostri architetti, politici, magistrati, musicisti, filosofi. Ecco, la città degli uomini dalla luna mi sembrava simile a tanti formicai. Dopo aver visto tutto questo ed essermi fatto quattro risate, mi sono dato una scrollata e ho ripreso il volo!